Quando decido di registrare c'è sempre qualcosa che non va, quindi le luci che si fulminano, le persone di fianco che arrivano e fanno macello con i tacchi e cose varie, vabbè, lasciamo perdere. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. È da un po' di tempo che non ci vediamo e quindi volevo mostrarvi tutti gli acquisti tecnologici per la casa, che più ne ha più ne metta, che ho fatto nell'ultimo periodo. Partiamo subito dagli acquisti più recenti e sono quelli che ho fatto dai cinesi qui nel mio paese. Altre cose che vi voglio mostrare non mi sono ancora arrivate perché le ho prese da AliExpress e penso che ci metteranno tipo 10 anni altri. Mi stanno arrivando ancora pacchetti da ottobre, per farvi capire. E quindi appunto le cose che mi servivano urgenti le ho dovute prendere dai cinesi qui. Per dei progettini che sto per realizzare sul canale, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e anche mi raccomando attivate la campanella per ricevere notifiche. Veniamo a noi. E ho preso dei tappi di sughero che mi servono appunto per questo progetto che ho in mente e ne ho prese due confezioni, anche perché venivano solamente 1 euro. Sono di quelli piccolini e quindi erano proprio perfetti per il mio progettino. Ho preso anche le punte, queste qui, che le avevo finite. Finalmente poi ho trovato una cosa che stavo cercando da tanto tempo, che è questo aggeggino qui. Voi mi direte, che cos'è? Lo so, a parte che è un gattino e quindi già è carinissimo di suo. In realtà è un fermaporta, cioè nel senso si mette dentro la porta e la porta non sbatte, quindi rimane diciamo semiaperta. Tra l'altro è fatto di gomma, di un materiale comunque secondo me abbastanza reperibile e magari mi stanno venendo anche in mente altre cose. Ho preso questi qui, tutti gli aggeggi strani che vi sto mostrando io oggi. È un portascope, anzi meglio gancio appendiscope. Anche questo è su AliExpress, ma dato i tempi biblici che ultimamente AliExpress sta impiegando per far giungere i pacchi a me, e anche penso a tutti, anzi fatemi sapere giù se anche voi state vendendo quindi con AliExpress. Quindi non volevo aspettare tempi assurdi e ho trovato questo così girovagando tra gli scaffali dei cinesi a 1,90 euro. Ne ho prese due perché li metterò nel ripostiglio per appendere appunto le scope. Da IKEA ho preso delle cose veramente normali, diciamo tra virgolette, niente di particolare, però comunque ve le volevo far vedere. E ho preso il rullo, quello Tolli Pelucchi, che si chiama Bastis, lui per tagliare i pelucchi. In che senso? E poi le ricariche, quattro ricariche, e penso che non so quanto ci passerò, visto che mia perde pelo praticamente sempre. Sì, di te sto parlando. Da IKEA ho preso questi ganci qui, anche se me ne servivano due, però non ci siamo capite con mia sorella. E sono i ganci quelli per attaccare, questi si attaccano al muro. Credo così, non lo so, e servono per attaccare biciclette, sedie, a me servono sempre nel ripostiglio perché ho un gran caos e devo sistemare un po' le cose. Altro must have dell'IKEA sono questi, fantastici, magici e chi più ne ha più ne metta. Sono due, sì, quindi ne ho prese due coppie. Perché appunto mi servono per le pentole, perché mi salvano tantissimo le pentole tra una e un'altra pentola e mi salvano anche il cassetto stesso, perché se no altrimenti si rovinerebbe perché già si sta rovinando. I prezzi vi lascio giù se li trovo, altrimenti vi lascio direttamente il link dell'oggetto che appunto ho comprato. Poi novità assoluta di IKEA che mi serviva per la mia cucina, per l'organizzazione, sono questi qui. Così, e si chiamano Soaker Beat. Sono nuovi perché ho visto che c'era scritto novità sul sito e sono del colore, tra l'altro, che è perfetto per la mia cucina. Rispetto a quelli trasparenti, appunto, preferisco questi perché almeno non si vede quello che io ho dentro queste scatole. Tra l'altro, mentre la sto girando per farvela vedere, ho notato che qui c'è una specie di etichetta trasparente su cui penso si possa attaccare un'etichetta per scrivere quello che appunto c'è dentro. E oltre a questo, che è la dimensione più piccolina, ho preso quella più grande. Se non mi sbaglio, questa stava a 4 euro ed è 38, se non erro, c'è scritto 38 per 25 per 15 ed è questa qui. Poi, ultimo acquisto che ho fatto da IKEA è lo specchio, questo qui.
Ok, adesso vedete anche la fotocamera e tutto il resto che c'è dietro, non so come farvi vedere. Ok, così. Si chiama LOTS o LOT, non lo so. E è fatto di quattro specchi piccolini e si può sistemare come meglio si vuole. E costa 9,90 euro. Passiamo ad un altro negozio nella mia zona, non so se l'avete anche voi dalle vostre parti, ed è Epicasa. Da Epicasa fanno sempre tantissimi saldi e tantissimi sconti. Epicasa non ha una qualità chissà, diciamo, quale qualità, però se controlli un po' i prezzi e vedi quando fanno gli sconti, va benissimo. Sono dell'idea che alcuni complementi di arredo valgano la pena di essere comprati a prezzo pieno e soprattutto che devono essere, diciamo, buoni e devono avere una certa qualità. Altri complementi di arredo secondo me un po' meno, perché comunque diciamo che dipende appunto l'uso che se ne deve fare di questi altri complementi e soprattutto del modo in cui una persona tiene i propri mobili o tiene i propri, il proprio arredamento. Quello che dovevo acquistare io era un carrellino per la cucina, ne avevo uno che forse se vedete il video dell'home tour vedete qual è, ed è il classico carrellino da cucina giallo, insomma di plastica, che si utilizza per la frutta, per le buste, chi più ne ha più ne metta. Nella mia cucina non c'entrava nulla e quindi di conseguenza ne volevo acquistare un carrellino nuovo. Ho trovato un'offerta ad Epicasa, il carrellino a prezzo pieno stava 40 euro, e non avrei mai speso 40 euro per quel carrellino, ma in offerta stava 19 euro, e vi parlo di questo carrellino qui, ed è un carrellino carinissimo. Certo, non sarà buonissimo, non sarà di legno, chissà come, però per quello che deve fare e per la funzione che deve svolgere va benissimo. A me serviva qualcosa di carino, che ci stesse bene nella mia cucina e che comunque svolgesse il ruolo di carrello classico da cucina. Quindi ci metto le buste che magari mi servono per la spesa, varie cose che servono per la cucina, magari scotch, pile, che più ne ha più ne metta, però secondo me va benissimo. Ho preso anche questo, che mi serviva. Sono tre teglie in uno per la torta, è formato da tre componenti, quattro in realtà, questo, questo e questo, e quindi si può avere sia una torta rotonda, sia una ciambella e sia una torta a forma di cuore. Poi siamo quasi verso San Valentino, quindi va più che bene. Passando invece alla parte tecnologica, perché ho fatto anche degli acquisti tecnologici, diciamo che sono partita in questo nuovo anno con l'idea di migliorare il canale. Ho comprato questo microfono, che è quello con cui appunto adesso sto registrando, anzi fatemi sapere se la voce e l'audio è migliorato un po' rispetto a prima, perché lo sto testando, ed è della OK. Ed è un microfono che costa solamente 14 euro e che io ho scoperto tramite un video di due ragazzi, non mi ricordo adesso come si chiamano questi youtuber, vi lascio comunque il link sempre giù. E quindi questo appunto l'ho comprato da Amazon e vi lascio il link sempre giù. Un'altra cosa che ho acquistato per il canale è questo obiettivo con cui vi sto registrando questo video, ed è un 35 mm della Neewer, penso che si chiami così, ed è questo obiettivo qui della Neewer, che è una marca che ho visto che fa parecchie cose per quanto riguarda la tecnologia e la fotocamera, insomma il mondo delle foto. Un'altra cosa che ho comprato di tecnologia ultimamente è questo mattone qui, che anche questo è della OK. OK, sponsorizzami per questi video per favore. Ed è il power bank da ben 20.000 mAh che io ho comprato per il viaggio in Messico. Pesa un bel po', perché pesa tipo 400 grammi, credo, e però ne vale la pena, perché veramente, veramente è buonissimo, e lo utilizzo anche tuttora, perché l'altro power bank che avevo più piccolino ormai si è quasi esaurito, quindi fa poche cariche. Questo è prezzo ottimo, e vi lascio sempre il link giù nell'info box. Quindi io ho finito, qui sul tavolo non vi mostro il macello che c'è, meglio di no. Corro e scappo come sempre a fare tantissime altre cose che devo fare e anche altri video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, fatemi sapere se la qualità dell'audio è migliore, se l'obiettivo vi piace, fatemi sapere quello che volete, tanto vi leggo sempre sotto i commenti e vi anche rispondo, vi metto tanti cuoricini, faccio tutto quello che volete. E io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Fate bravi!